ancora il vostro minimo non micro. Sul reparti. Ho preso un libro di scuola sotto mano, capitolo di storia sull'impero ottomano, che cent'anni fa era nel clou del declino, in guerra nella WW1. Giovani turchi, si chiamava il partito al potere, che si era preso il dovere di riformarlo, l'impero rifondarlo da zero, a costo di mandarne migliaia al cimitero. È vero, il loro volere era di unificare i popoli in un solo paese di turchi, ungheresi e mongoli, ma il progetto si tinse di nero. Sterminarono il popolo armeno? Non è vero. E allora come mai a fine guerra? 1,5 milioni su 2 era sottoterra? Se non è genocidio questo, eppure sta parola non c'era scritta nel testo. Sai invece che parola ha continuato a circolare? Giovani turchi, un'espressione tanto cara al giornalismo politico, significa persone che emergono in un partito chiedendo rinnovazione con atteggiamento critico. Fu così nei 50 con i giovani turchi nella DC sarda, ed è così pure oggi, dove i giovani turchi è una corrente del PD. Mettetevi nei panni degli armeni italiani, rivedono i carnefici scritti sopra i giornali. Già 2 anni fa la loro comunità chiese ai giornalisti più sensibilità. Oggi sono passati 100 anni dal genocidio, parola che in Turchia è ancora vietato dirla. La verità però è di pubblico dominio, perciò cari colleghi, che ne dite di finirla?